Allora, un buongiorno a tutti, grazie di essere intervenuti, grazie ai nostri soci che si promuovono questo argomento, e la parola a Giorgio che ci presenta. Francesca Barenghi Vessir, dottoressa in archeologia, specializzata in numismatica, scrittrice di romanzi per bambini e appassionata detective, presumo, di queste cose antiche che si perdono un po' nella notte dei tempi, però per noi appassionati di antichità, di monete, di medaglie, di glittica e di quant'altro, sicuramente è un argomento molto interessante. Quindi siamo contenti, abbiamo l'onore di seguire la tua conferenza. Grazie mille. Grazie a tutti per essere venuti. E diciamo che l'argomento è un po' specialistico, però cercherò di essere chiara. Se avete poi domande o comunque ci sarà il momento della riflessione più tardi. Capire perché li chiamiamo sconosciuti, medaglioni romani, questi sconosciuti. Nonostante la grande importanza che questi manufatti hanno sempre suscitato in tutti i cultori dell'antichità, sono in pochi ad aver affrontato questo studio. L'idea di approfondire questa ricerca è nata in seguito a un periodo di studio che ho trascorso al Cabinet des Médailles di Parigi, e durante il quale ho lavorato alla collezione di medaglioni romani conservati proprio nel medagliere. E nel momento in cui ho scelto l'argomento per il dottorato di ricerca, ho ripensato a questo soggiorno a Parigi e alla possibilità di approfondire l'argomento studiando tutte le collezioni più importanti che erano all'interno dei vari musei d'Europa. E così ho cominciato a girare, sono stata nei medaglieri di Vienna, di Berlino, di Londra, di Cambridge, di Glasgow, naturalmente senza dimenticare il medagliere di Roma, che è uno dei più importanti. E questo studio è stato davvero entusiasmante ed ha portato proprio alla conclusione di una tesi di dottorato che è durata 3 anni. Uno studio complessivo sui medaglioni romani non era mai stato fatto in maniera veramente scientifica, fino a che una studiosa americana ha pubblicato nell'85 una sorta di introduzione che doveva preludere poi a un corpus. Purtroppo diciamo che questo lavoro è stato interrotto perché la studiosa è morta, però costituisce un punto fondamentale per lo studio di questi medaglioni, perché comunque è la prima che si è posta in maniera scientifica di fronte a questo argomento. Cosa sono i medaglioni? Sono dunque secondo la definizione che ci dava la studiosa, sono dei pezzi che hanno un aspetto di moneta, ma che non corrispondono a nessuna moneta che all'epoca era in circolazione, e hanno delle caratteristiche però che li escludono dalla circolazione, che ci permettono di capire che non erano inseriti nella circolazione, ma che venivano fatti coniare dall'imperatore perché dovevano servire come dono in occasione di commemorazioni speciali o come doni solenni, che venivano elargiti dall'imperatore a dei personaggi. La classificazione dei medaglioni non è stata semplice, perché comunque ci sono moltissimi esemplari e sono molteplici le loro apparenze. La studiosa e poi da lei chi si è occupato ha seguito questa traccia, ha diviso il materiale in 6 gruppi. Al primo gruppo sono stati inseriti i medaglioni propriamente detti.
sono quelli che praticamente vengono a distinguersi dalla monetazione corrente per delle caratteristiche strutturali, quindi hanno una evidenza di, diciamo, di peso, anche di forma, perché sono molto più larghi, di stile sono incisi con uno stile molto più raffinato e di contenuto, perché hanno delle scene che praticamente non si ritrovano sulle monete dello stesso periodo, pur avendo l'apparenza diciamo di una moneta un po' più grande. Questo primo gruppo appartengono quelli che sono realmente i medaglioni propriamente detti, che hanno quindi queste caratteristiche che evidentemente li fanno distinguere dalla monetazione corrente. Superano nel diametro, anche nello spessore del tondello e anche nel peso la moneta che all'epoca circolava, che era il sesterzio, quindi la moneta più grande di bronzo viene superata sia in diametro che in peso che anche in spessore da questi medaglioni. La novità sta nel fatto che fino a quel momento diciamo, non esistevano le medaglie, quindi il medaglione è una pratica, è una medaglia. Vediamo come poi ci sarà questa evoluzione, però è il primo esempio di medaglia prima di quelle famose del periodo rinascimentale. Ci sono alcuni medaglioni che poi vedremo nelle foto, hanno una particolarità, addirittura una cornice esterna molto evidente che gli dà un particolare risalto anche al tipo. E, una peculiarità del strutturale, questa può interessare Giorgio, diciamo, la peculiarità consiste nel fatto che alcuni medaglioni hanno il tondello formato da due metalli, come un po' le monete da 2 euro, da 1 euro. Quindi c'è un gioco di colori tra rame e oricalco, che era una lega diciamo, con l'ottone. Quindi c'era un contrasto tra metallo rosso e metallo giallo. E la coniazione avveniva quando questi due tondelli erano già insieme, quindi veniva fatto veniva prima fatto creato il tondello di due colori, dopodiché veniva battuto. Questa è una cosa molto particolare, la dobbiamo pensare, ce ne sono alcune immagini, ve le farò vedere, non è evidente così come doveva essere nell'antichità, perché comunque hanno assunto delle colorazioni diverse naturalmente con il tempo. Parlando ancora di medaglioni propriamente detti, si distinguono, quindi abbiamo detto, dalle monete per la loro bellezza, per il rilievo più alto e anche per un carattere artistico che aveva reso questi pezzi molto rari, perché erano comunque, era molto costoso anche incidere dei coni che avessero tutti questi particolari. Da questi pezzi sono assenti le lettere SC che stavano a indicare Senatus Consulto, cioè stavano a indicare che l'emissione di quel pezzo era stata autorizzata con un decreto del Senato. Tutte le monete di bronzo avevano, diciamo, l'autorizzazione del Senato all'emissione, quindi recavano queste lettere. I medaglioni queste lettere non le hanno, sono dei pezzi che l'imperatore stesso fa coniare come suo dono. Alla seconda classe appartengono i cosiddetti medaglioni monete, che in realtà sono pezzi d'oro e d'argento, che però praticamente sono dei multipli delle monete circolanti, quindi in realtà sono in realtà delle monete. Qui abbiamo il primo pezzo, che è un medaglione moneta, ed è un medaglione d'argento dell'imperatore Costantino. Quindi, come al solito, c'è il ritratto dell'imperatore. E al rovescio ci sono
diverse immagini, in questo caso una personificazione di una città con una corona in testa. E anche la seguente è sempre un esempio di medaglione moneta, ed è un medaglione d'argento di Costante. Eccola. Non si può fare più grande. Eccola. Sì, dunque un medaglione d'argento di Costante con la rappresentazione dell'imperatore come guerriero con lo stendardo, con il cristogramma. Siamo già in un'epoca diciamo dove appunto compaiono dei simboli cristiani sia sulle monete che sui medaglioni. Una premessa semplicemente per farvi capire il valore di questi pezzi anche sul mercato antiquario. Queste immagini che vedrete nel corso del dialogo sono tratte da monete che sono da medaglioni che sono andati all'asta. Ogni pezzo di che vedete costa circa 100, è andato all'asta per 100.000 euro. Quindi sono rispetto alle monete, questi sono in argento, ci saranno anche, vi faccio vedere anche quelli in bronzo. Comunque rispetto ad un sesterzo, che è una moneta di valore ben conservato, che può valere anche 20.000 euro, la proporzione, ecco, sulla rarità, per farvi capire quanto sono, diciamo, anche ricercati e rari. Ecco. Ancora un altro, sempre un altro medaglione moneta, che quindi praticamente è un multiplo, poteva essere, diciamo, utilizzato come moneta, quindi speso anche se il valore era elevato. È questo medaglione d'oro di Massenzio, e questo qua. Anche qui l'imperatore viene rappresentato come un soldato. Quindi la testa al dritto e al rovescio c'è l'imperatore che è un soldato, quindi un combattente. Non a caso questi che vi ho fatto vedere sono medaglioni che appartengono al IV secolo d.C., un momento in cui l'impero sta vacillando e un momento in cui diciamo c'è poca stabilità e l'imperatore deve combattere per mantenere il suo posto. E non è un caso che questi medaglioni moneta vengono utilizzati in questo periodo, perché in alcuni casi venivano dati come doni ai capi barbari che venivano sottomessi per tenerli comunque un po' buoni, diciamo, a bada. L'ultimo che vediamo come esempio è un medaglione d'oro sempre di Costantino, quindi siamo sempre nel IV secolo. Questo è un medaglione, peccato che si vede, diciamo, poco da questa parte, però è molto bello perché oltre alla testa dell'imperatore viene rappresentato quasi a cavallo, quindi c'è il cavallo, poi c'è una corazza con una gorgone e addirittura sullo scudo si vede di nuovo l'imperatore a cavallo che trafigge un nemico che sta sdraiato a terra, e dall'altra parte una figura di Venere appoggiata su una colonna che riprende un po' una statua di quelle che conosciamo dell'arte classica del V secolo, diciamo dell'arte proprio classica. Abbiamo detto quindi medaglioni propriamente detti, medaglioni moneta. Come terzo tipo ci sono i cosiddetti pseudomedaglioni. Sono in realtà monete, sono pezzi di bronzo che si differenziano dalle monete solamente per alcune caratteristiche strutturali. Ci sono ad esempio dei sesterzi, quindi delle monete che sono stati coniati su un tondello a due metalli, quindi in realtà sono dei sesterzi venuti male, non sono veramente dei medaglioni. O sono dei sesterzi di peso eccedente. Abbiamo quest'altro che è sempre un medaglione, mi ero dimenticata di farvi vedere, è sempre un medaglione moneta con Claudio il Gotico, e quindi sempre rappresentato come comunque con la corazza e quindi come un imperatore guerriero.
una quarta classe che non può essere comunque considerata medaglioni, sono tutta una serie di monete che pur non avendo queste famose lettere SC al rovescio, sono in realtà delle monete e non sono dei medaglioni. Quindi è difficile per gli studiosi in tutto questo materiale discernere quali sono veramente medaglioni e quali sono realmente monete. Cioè, un discorso è molto, molto complesso da capire. Un'altra classe sono delle monete che hanno la caratteristica di medaglione, hanno un aspetto molto rilevato, però in realtà sono delle monete, quindi sono delle monete particolarmente curate nel dettaglio. E come ultimo pezzo, come ultimo gruppo, abbiamo dei pezzi che sono sulla linea di demarcazione tra moneta e medaglione. Sono degli esemplari che sono classificabili come assi per il peso, quindi sono molto piccoli, però hanno uno stile da medaglioni e quindi possono essere probabilmente stati coniati, pur essendo di bronzo, con coni di monete d'oro che avevano una maggiore accuratezza del dettaglio. Allora, adesso diciamo, affrontiamo proprio il discorso perché nascono questi medaglioni, cosa servono. Il medaglione è in pratica un mezzo di propaganda. Nell'antichità, nel mondo antico, la proiezione dell'immagine imperiale e della sua politica attraverso l'impero venne accompagnata da numerosi mezzi, tra cui gli scritti degli storici e l'arte monumentale. Dobbiamo pensare che l'impero romano era vastissimo e che l'imperatore voleva diffondere i suoi ideali o comunque la sua politica, la voleva far conoscere un po' in tutto l'impero. Quindi naturalmente gli scritti degli storici contemporanei potevano raccontare le sue gesta e potevano dare indicazioni come un moderno telegiornale, diciamo, potevano dire quello che succedeva. L'arte monumentale che conosciamo in tutte le province, ci sono degli esempi di arte romana grandiosa, ma anche le monete avevano il loro valore perché comunque circolavano nelle mani di tutti. E quello che c'era su una piccola moneta poteva essere importante perché, al di là del fatto che la leggenda potesse o meno essere capita, ma il disegno che c'era, quindi c'era magari rappresentata la pace, la personificazione della letizia, la personificazione della vittoria, era chiarissimo nelle mani di tutti. E al dritto c'era il ritratto dell'imperatore che veniva conosciuto anche da persone, da sudditi che non avrebbero mai avuto l'occasione di poterlo incontrare come capitava a chi magari era a Roma. Dunque è normale che che gli imperatori si siano serviti sia dei tipi che delle leggende monetali per diffondere le loro idee in tutto l'impero. L'esame della propaganda imperiale che è stato svolto attraverso le monete ha permesso di constatare che uno dei temi più importanti era proclamare i successi del regime, quindi la pace, la prosperità e la felicità. E l'imperatore veniva rappresentato con tutte le sue qualità, le sue virtutes, e la famiglia imperiale era rappresentata come simbolo dell'impero, e quindi tutti i sudditi erano chiamati a rispettare e a difendere e ad adorare l'imperatore come l'incarnazione di Roma. Nel momento in cui poi l'impero diventa preda delle gravi crisi, anche la propaganda ne risente, perché è proprio in questo momento che, nel momento in cui c'è crisi, l'immagine che l'imperatore dà è quella che il suo mondo è uno dei mondi migliori, quello che lui offre è il meglio di quello che si può avere in quel momento.
ed è stato mantenuto tale grazie alla virtù, alla provvidenza e alla divinità degli imperatori stessi. Inoltre l'imperatore deve mettere in risalto quello che la guerra di positivo offre, quindi tutti i suoi vantaggi più immediati. E in questo modo vengono esaltate le virtù militari dell'imperatore come capo invincibile che porta il popolo alla vittoria e mette in risalto la felicità e la prosperità che derivano dalla vincita in guerra, e poi si auspica un periodo di pace. Quindi il popolo inoltre ha anche bisogno di essere rassicurato che il mondo in cui vive è giusto e che l'imperatore è un imperatore provvidente. È stato fatto uno studio interessante su alcune monete di Caligola da uno studioso che non sto a citare. Comunque lo nomino perché è interessante pensare che da questo studio è emerso che in realtà sulle monete d'oro e d'argento il tipo e le leggende erano dirette ad una classe conservatrice. Quindi naturalmente le monete d'oro e d'argento che circolavano solamente nelle mani dei più ricchi recavano dei messaggi conservatori. Il tipo invece i tipi che sono sulle monete di bronzo che andavano nel popolo hanno un messaggio più moderno, liberale. Anche se i medaglioni non sono considerati delle monete, però il messaggio che è riportato sui medaglioni è molto, molto importante, pur mantenendo la nostra riserva sulla comprensione di alcuni soggetti che adesso vedremo, che probabilmente non erano capiti da tutti. C'è ad esempio con Antonino Pio nel 147 viene celebrato il nono centenario della fondazione di Roma e naturalmente sui medaglioni ci sono ricordate delle leggende colte legate alla fondazione di Roma. Forse non tutte potevano essere comprese da chi riceveva questi oggetti, però è importante capire quanto il medaglione fosse servisse all'imperatore per la sua propaganda. C'è un piccolo aspetto per capire: il medaglione nasce ed è un po' come, forse un po' come le medaglie, come le medaglie rinascimentali. Nasce come elemento di bronzo, quindi pensiamo a un metallo vile ed è l'equivalente di due sesterzi. Con due sesterzi potevate comprare una pagnotta e un boccale di vino, quindi il valore intrinseco, perché la moneta nell'antichità aveva un valore legato all'intrinseco del metallo che era conservato all'interno della moneta. Dunque, il medaglione come dono aveva valore non quanto metallo, ma per il fatto che era l'imperatore stesso che donava, quindi aveva un valore aggiunto come dono. Ed è la cosa che, cioè è il valore che si aggiunge proprio per il fatto di essere un dono imperiale. Il fatto che fosse un oggetto che le persone si conservavano con una certa, come noi conserviamo magari una medaglia che viene data in onore di guerra, adesso ci sono tanti che portano, che hanno delle medaglie degli antenati o dei nonni al valor militare, che si trattasse di oggetti che venivano conservati è documentato dal fatto che sono state trovate in alcune catacombe attaccati sui loculi dei medaglioni
Questi medaglioni stavano a indicare chi era all'interno del sepolcro e appartengono tutti ai primi 3 secoli dell'impero e non sono contemporanei alle sepolture. Questo significa che i medaglioni erano stati conservati in famiglia come un dono, diciamo, di prestigio e in un momento passati, diciamo, diverse generazioni, erano state apposte sull'oculo e servivano ad onorare la memoria del defunto come, diciamo, come un defunto di un certo rango. Adesso vi faccio vedere, adesso che avete sentito un po' tutta questa spiegazione, cominciamo a vedere veramente i medaglioni come... così, una carrellata di immagini. Questo è un medaglione d'argento molto, molto bello di Traiano, che viene rappresentato con diciamo, un Traiano vittorioso che sta tornando vittorioso a Roma. Quindi questo è un Adventus ed è praticamente Traiano a cavallo, che viene preceduto dalla Felicitas e seguito da alcuni soldati. Quindi l'Optimus Princeps, quindi l'ottimo principe, sta rientrando, come è scritto anche sotto, sta rientrando a Roma vittorioso dopo una vittoria del 106-107 d.C. spesso quindi l'imperatore viene rappresentato vittorioso e non solo, quindi vediamo diciamo questa immagine pacata e serena, ma spesso troviamo una rappresentazione un po' cruenta lo diventerà sempre di più, dove l'imperatore, sempre rappresentato come soldato con lo scudo, diciamo nella scena il nemico viene sempre messo in una condizione di inferiorità, viene soggiogato dall'imperatore, quindi l'imperatore non solo è vittorioso ma deve mettere in un secondo piano i suoi nemici. Ci sono delle scene come in questa dove addirittura in questo bronzo di Settimio Severo una rappresentazione di Giove vincitore che dalla quadriga colpisce i nemici che sono addirittura sotto le zampe dei cavalli. Ancora rappresentazioni di sempre legate alle vittorie con un medaglione di Commodo con l'imperatore che appone, diciamo, con la vittoria che pone una corona su un trofeo e poi la seguente invece di nuovo un medaglione di Commodo. In questo caso vi faccio notare anche quello che dicevo prima, qui si vede poco, però questo è uno di quei medaglioni che hanno il contorno di un altro colore. Qui è poco visibile, però in realtà vedete più scuro al centro e più un verde diverso, quindi originariamente comunque erano rosso e giallo e lì c'è sempre Giove che comunque diciamo in posizione di vittorioso con un nemico a terra. Questo è molto bello ed è quello di cui vi parlavo prima, è un medaglione con la cornice, quindi questa cornice che diciamo dà un risalto comunque maggiore e lì c'è sempre l'imperatore che sta calpestando, l'imperatore con la corazza che sta calpestando il nemico. Spesso la vittoria viene rappresentata come esplicito proprio riferimento al successo militare dell'imperatore e ad esempio in un medaglione, questo qui,
abbiamo la Vittoria che è seduta su un cumulo di armi che sta scrivendo il Vittoria Britannica sullo scudo e quindi sta diciamo dando la notizia che Commodo quindi ha avuto questa vittoria. Ancora un'altra, in questo caso la vittoria incorona l'imperatore, l'imperatore viene incoronato dalla vittoria che è dietro. Vedete, le scene sono molto, molto complesse, ci sono molti personaggi sui medaglioni. Questo è possibile perché il tondello è bello grande, una moneta massimo ci sono due personaggi, insomma, ecco. Qui c'è tutta una ricchezza anche di sfondi che diciamo veniva permesso proprio dal fatto che era bello grande. E, tra gli altri, l'imperatore vuole mostrare anche che è un benefattore del suo popolo e dunque in questo medaglione di Gordiano si vede addirittura il Colosseo con i leoni, beh, qui si vede poco, però diciamo ci sono delle gare che sono combattute all'interno e poi ci sono gli elementi fuori che ci permettono insomma di identificarlo chiaramente. Si vede meglio in questo modo. Scusi, ma anche lì questi medaglioni avevano un buon valore così diciamo pubblicitario o avevano anche un valore diciamo venale? Diciamo? Allora sì, è quello che dicevo prima, hanno un valore diciamo esclusivamente pubblicitario, chiamiamolo così, propagandistico, perché il valore commerciale, soprattutto di questi di bronzo, era poco, nel senso che il valore di questo era 2 sesterzi, è come se io le dicessi, diciamo, ci sono delle monete da 5 euro che vengono coniate e sono delle monete per collezionisti, che quindi hanno un valore diciamo relativo, non banconote, ma monete che sono in argento solitamente. Lei, se io le do quella moneta da 5 euro, non va a spenderla in equivalente di 5 euro, perché quella moneta lei come collezionista la paga magari 30, quindi il valore che c'è all'interno è dato dal fatto che non, cioè, sono un'opera d'arte e non vanno spesi, quindi hanno un valore solo per il fatto di essere donati dall'imperatore, ma non nel metallo, a differenza del fatto che invece le monete in questa epoca valgono quello che pesano. E questo il non so. Era un'esclusiva imperiale oppure qualsiasi senatore? No, queste erano un esclusivo, diciamo, appannaggio dell'imperatore che appunto si serviva di questi doni per diciamo celebrare, venivano dati in occasioni solenni come all'inizio dell'anno. In occasioni, ad esempio, in alcuni casi sono rappresentati sui medaglioni stessi, magari come quella che abbiamo visto dell'Adventus, quindi dell'arrivo di Traiano a Roma, in occasione quindi di festività particolari. Naturalmente venivano dati a personaggi di famiglie, non venivano dati a tutti, al popolo venivano dati delle elargizioni di denaro. Di denaro corrente, insomma, ecco. E poi dopo se volete potete chiedere ancora. Vado avanti con la prossima. Naturalmente l'imperatore veniva rappresentato come diciamo come modello di virtù e quindi tra queste c'erano alcune personificazioni. E soprattutto la Felicitas e la Fortuna, Felicitas e Fortuna che sono legati alle 4 stagioni. Qui abbiamo una rappresentazione molto carina con 4, queste rappresentano le 4 stagioni, sotto c'è scritto Temporum Felicitas, quindi la felicità dei tempi, vuol dire che
sotto questo imperatore il tempo è il più gioioso, è il più il migliore dei mondi. Questi quattro bambini, il primo da sinistra rappresenta la primavera, è nudo ed ha sul capo un cestino colmo di fiori, non so se riuscite a vederlo perché è un pochino consumato. Il secondo simboleggia l'estate e reca nella destra un falcetto e nella sinistra un mazzo di spighe. Il terzo è l'autunno che trascina un capretto e tiene un cesto di frutti. E il quarto l'inverno con il capo velato, la tunica e i calzari, porta un ramo spoglio sulla spalla. Possiamo vedere la seguente. Okay. Anche il tipo della tellus, che è la terra, veniva usato per formulare l'augurio di un prospero anno. E in questo medaglione abbiamo la terra, che è rappresentata da questa donna sdraiata, che tocca il mondo, diciamo, e sopra ci sono le quattro personificazioni delle stagioni. E quindi è sotto la leggenda Tellus Stabil, quindi la terra che è stabile, che è feconda ed è ricca, ed è quello che l'imperatore vuole trasmettere. Ci sono alcuni medaglioni che sono legati all'aspetto delle divinità, questo mi dispiace, è un po' piccolino. Questo è un medaglione d'argento di Adriano, molto bello, rappresenta la disputa, questo è uno di quei temi che vi dicevo un po' colti, perché rappresenta la disputa tra Atena e Poseidone per la supremazia su Atene, sulla città di Atene. Sapete che alla fine poi tra la disputa tra i due vince Atena, che diventa la protettrice di Atene poi. Molto ripetuti sono quelli con soprattutto con Ercole, e anche perché Commodo, l'imperatore Commodo, si riteneva un mezzo Ercole, quindi si fa rappresentare con la pelle del leone come Ercole, e dall'altra parte c'è Ercole che trascina i buoi ed è rappresentata quindi una delle 12 fatiche. Ancora un altro tipo con le divinità, con Giove affiancato dai due Dioscuri, non so se riuscite a riconoscerli, è la stessa iconografia dei Dioscuri che sono sulla scalinata del Campidoglio, sono rappresentati i due Dioscuri che tengono il cavallo. I Dioscuri erano i due gemelli, figli di, come dice la parola dal greco, i due figli di Giove. Un altro bel medaglione con una rappresentazione sempre di un'altra divinità, di Apollo. Questo è uno, anche questo è uno di quelli con doppio metallo, con la cornice. Sì. E un altro con Antonino Pio, sempre con Apollo, con la cetra. Ancora Ercole con la clava. E qui invece abbiamo rappresentato tra la divinità Marte, quindi il dio della guerra, e interessante il prossimo, dove in questo medaglione di Marco Aurelio abbiamo Giove con i due imperatori che vengono rappresentati molto più piccoli e l'imperatore che con il suo mantello li protegge da sotto, quindi li tiene sotto ed è una particolare rappresentazione, un po' fa pensare a quelle rappresentazioni egiziane dove le divinità sono molto più grandi degli uomini. Un altro bellissimo medaglione, guardate la ricchezza dei particolari, qui non viene rappresentato solamente la divinità che è Vulcano, il dio che forgia gli utensili, che lavora il metallo,
ma c'è anche una connotazione di ambientazione paesaggistica o comunque di c'è una statuetta da una parte, dall'altra c'è un'erma, c'è uno scudo a terra che fa parte del suo lavoro, tiene le tenaglie in mano, quindi c'è una ricchezza di particolari che sulle monete non avremmo trovato, avremmo trovato la figurina del, diciamo, semplice e senza questo contorno paesaggistico, diciamo. E, su alcuni medaglioni troviamo anche delle rappresentazioni di scene proprio di sacrificio, anche qui da notare intanto la caratterizzazione, l'ambientazione, si vede sullo sfondo un tempio, c'è un tripode su cui l'imperatore velato che sta a destra sta sacrificando e viene accompagnato da altri personaggi, c'è uno che addirittura sta battendo la bestia sacrificale, poi c'è uno che suona, quindi c'è una ricchezza di particolari e proprio di ricchezza di racconti. Di racconti. Sì, 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 sì. Anche qui, questo addirittura c'è in sottofondo, oltre all'imperatore, c'è un'altra immagine, un'altra figura. E anche qui una scena di sacrificio, anche qui ci sono, c'è un vittimario che sta conducendo un agnello, sì, e poi l'imperatore, che sempre con il capo velato, che sta per fare il sacrificio, e io qui non lo vedo tanto bene, e poi una donna che accompagna questo sacrificio. Qui con Adriano abbiamo invece il genio è il genio del popolo romano che sta facendo un sacrificio anche lui su un altare ed ha la cornucopia. Anche le donne, le mogli degli imperatori avevano il loro posto sui medaglioni, sempre diciamo in quanti. I medaglioni cominciano nell'epoca di Traiano e di Adriano, ma non è possibile che comincino così all'improvviso. Ci sono stati sicuramente degli esperimenti, dei tentativi che hanno portato poi a questa produzione di medaglioni. Uno dei primi esempi di tentativo è stato individuato in questa è una moneta, vedete SC, quello che vi dicevo prima. Questa è una moneta, però ha una particolarità che non si ritrova da nessun'altra parte, perché c'è la testa di Augusto che è coronata da una vittoria che gli sta dietro, e l'introduzione di una figura al dritto che non sia l'imperatore, pur essendo comunque una vittoria, è assolutamente unica. Dunque, secondo alcuni, questo viene chiamato asse trionfale di Augusto, perché celebra sicuramente una vittoria, ed è evidente perché è esplicito questo riferimento, e viene visto come un precursore dei medaglioni, perché comunque ha delle caratteristiche particolari, anche la ricchezza, l'altezza del rilievo, eccetera. Con gli imperatori seguenti non abbiamo dei medaglioni, ci sono quindi dei tentativi, a volte troviamo delle monete che pesano, hanno dei pesi eccedenti, oppure che hanno delle rappresentazioni un pochino più complesse o delle scene particolari, per cui piano piano ci sono dei piccoli tentativi, e fino a che appunto arriviamo come abbiamo detto, con il periodo di Traiano e Adriano, che abbiamo veramente un'esplosione di tipologie, e soprattutto nel secondo e nel terzo secolo abbiamo la maggior produzione di medaglioni propriamente detti. Qui c'è un'immagine che vi volevo far vedere.
questo. Perché qua mi si sono sovrapposte. Scusate, è questo. Ah sì. Allora qui, ok. Questo è interessante perché diciamo è un medaglione che era in argento ed è stato dorato, quindi qui non è visibile moltissimo, diciamo, vedere, non è possibile vedere le tracce di doratura, però è interessante notare l'immagine del rovescio. Sono tre donne, rappresentano le tre monete. Quindi la moneta, hanno la cornucopia che è il simbolo dell'abbondanza, hanno in mano la bilancia e ai piedi, a terra, non so se si vede molto bene, c'è un sacchetto, e quindi è un sacchetto di monete, ciascuna quindi rappresenta l'oro, l'argento e il bronzo. Ed è importante che in questo periodo, da questo momento in poi, questo tipo comparirà in maniera molto ossessiva, a differenza del primo periodo dove abbiamo visto delle immagini anche molto varie. Qui, da questo momento, cominciano a ripetersi queste tre monete. Ed è un periodo in cui c'è una crisi monetaria, c'è una crisi finanziaria e anche diciamo un po' una crisi dell'impero, e che cosa si vuole dimostrare? Che invece comunque, nonostante tutto, le monete mantengono il loro valore, mantengono la loro bontà, quindi sono diciamo sempre genuine. E la cosa particolare è che viene fatta su questo medaglione d'argento che viene dorato, quindi è un po' un controsenso, no? Dire la moneta è buona, però in realtà non era d'oro, però l'apparenza era d'oro all'epoca, quindi è molto carina come cosa. Conclusioni, c'è questo ancora, sì, scusate, questa invece è per farvi capire come decade. Alla fine, quando arriviamo alla fine del III secolo con Gallieno, arriviamo a questo tipo, qui non abbiamo più un medaglione, cioè vedete la differenza, qui addirittura il conio potrebbe essere quello di una moneta, perché il tondello è più grande e ci rimane molto spazio che non è uno spazio decorativo, è uno spazio un po' così, e c'è pochissimo... C'è pochissima attenzione ai particolari, è molto sintetico, e quindi ecco, questa è la decadenza dei tipi. Quello che voglio semplicemente aggiungere è che nel latino classico non c'era nessun termine che servisse a distinguere una moneta da un medaglione, cioè il nome lo abbiamo dato noi. La parola medaglia compare per la prima volta in alcuni testi toscani che risalgono al XIII secolo e deriva da un vocabolo barbaro latino del XII secolo che era medalla. Quindi il termine medaglione è altamente improprio perché i romani non lo usarono mai e non sono assimilabili alle medaglie vere e proprie che sono, diciamo, comuni in epoca rinascimentali, perché sono state, appunto per rispondere lui, sono state emesse da nobili e da signori, mentre qui sono esclusivamente di pertinenza imperiali, nonostante questo però il termine per questi manufatti si mantiene, diciamo, anche se è improprio, però abbiamo mantenuto questo termine. Dunque, per riassumere che cosa sono questi medaglioni, sono tutti quegli esemplari che hanno caratteristiche monetiformi, però che si distinguono dalla monetazione corrente per caratteristiche proprio evidenti di struttura, quindi di peso e di diametro, di stile, come abbiamo visto lo stile è importantissimo, e contenuto per la tipologia che recano. Non erano destinati alla circolazione nemmeno passato un certo tempo dalla donazione, poiché si trattava di un dono imperiale di pregio. E appunto, sempre per rispondere a lui, se si considera che il medaglione rappresenta il doppio di un sesterzo e che il potere di acquisto di un sesterzo era molto basso,
Che significato poteva avere disfarsi di un'opera d'arte per così poco? Il medaglione, da questo punto di vista, era come una medaglia moderna. Chi la possiede, dopo averla ricevuta in dono, vuole conservarla come ricordo, mostrarla e rallegrarsi della vista di un bell'oggetto. Per quanto riguarda lo stile, si distinguono per la loro bellezza, per i caratteri spiccatamente artistici, questo l'abbiamo visto, e per il rilievo più alto che consentiva una minore durata dei coni e quindi delle tirature ridottissime, rendendo questi pezzi rari, e questo l'abbiamo visto valutando i prezzi di vendita all'asta di questi esemplari. Quanto al contenuto, hanno dei tipi che derivano dalle grandi opere d'arte e questi rimangono esclusivamente una loro peculiarità. Sono stati individuati riscontri anche con lo Zeus Olimpio di Fidia, rilievi dell'altare di Pergamo, un rilievo della Rapacis, il tondo adrianeo dell'arco di Costantino e tanti altri, insomma. La loro produzione era probabilmente distinta da quelle delle monete e come distinta era il loro scopo, cioè essere offerti in dono dall'imperatore durante alcune cerimonie di carattere civile e militare a personaggi che per i loro meriti avevano avuto il privilegio di ricevere una tale onorificenza. Spero di essere stata chiara. Bellissimo. Una domanda, scusi se mi sono presentato, sono Francesco Pedigoni, di stare qui e di averla conosciuta. Volevo sapere qualche dettaglio in più, se siamo venuti a conoscenza, della catena di comando per fare questo medaglione, cioè l'imperatore decideva sì, facciamo un medaglione, poi chi è che decideva dove la tiratura e dove farlo, si accentrava su un'unica zecca, diciamo, oppure era decentrato in tutto l'impero? No, allora, intanto diciamo alcune cose purtroppo, alcuni dettagli non ci sono noti. Quello che posso dire per analogia con le monete è che comunque in questo periodo tra il primo, secondo e terzo secolo, tranne alcuni casi, la zecca era solo Roma. Nel IV secolo cominciano a comparire anche zecche in Oriente e alcune anche in Occidente, quindi abbiamo delle zecche Alessandria d'Egitto, a Treviri, ad Efeso, in Gallia, diciamo in varie, proprio perché l'impero è bello ampio, però in questo periodo assolutamente non, la zecca è quella di Roma, quindi sicuramente diciamo l'emissione doveva essere avvenuta lì. Per quanto riguarda la tiratura, quello che sappiamo è che adesso di alcuni esemplari, quindi sono stati fatti cioè un corpus di medaglioni, di alcuni esemplari abbiamo 3-4 pezzi solo, di altri a volte anche un pezzo solo, quindi la tiratura è veramente limitata perché certo è tutto proporzionale rispetto a quanti ne sono andati persi, però comunque è veramente, quindi la tiratura era bassissima, sicuramente bassa, però non so, non sappiamo quanto, questo non, e non abbiamo nessuna indicazione sulla produzione, cioè su come venivano poi gestite queste cose. Ci sono delle fonti, io quando ho fatto il dottorato ho letto tanto, ho cercato di vedere negli storici se si parlava di questi medaglioni, in realtà sono stati fatti dei donativi e lì si parla di quanti pezzi venivano donati, di come avvenivano queste elargizioni, ma di questi non ci sono assolutamente fonti che ci danno una indicazione su come avveniva questa distribuzione di questi pezzi. Non c'è un record dato a Tizio Caio, no. Oggi al Quirinale c'è la cerimonia del ventaglio, oggi l'hanno dato a... Non capisco. C'è anche... Senti, sono curiosa di sapere, ma sono dei pezzi rari, no? Sì. Quindi, dove sono stati ritrovati? Non dove come Roma, Efeso, proprio... Dove li hanno ritrovati? Sì, in una casa, hai capito? Sì, una parte, allora, alcuni sono stati, come dicevo prima, sono stati ritrovati nelle catacombe, sì, li avevano, questi, sì. Poi, quelli ad esempio,
multipli d'oro e d'argento sono stati trovati ai confini dell'impero, quindi in tesori dove c'erano altre ricchezze. Sono stati trovati in alcuni casi anche montati su collane, quindi erano proprio fatti vedere, erano, diciamo, come si dice a Roma, dei patacconi, perché mettevano, diciamo, delle cornici molto vistose. Quindi ecco, c'è un'eterogeneità di ritrovamenti. Che dimensioni avevano? Allora, una quarantina, poi quelli col cerchio anche così, però ecco così. Sì. Sono belli grandi, perché considerando una moneta, diciamo il sesterzo che pesa sui 25 grammi, questi sono molto di più, insomma sono belli anche, soprattutto il rilievo che è particolare, c'è una dovizia di particolari su, peccato diciamo vederli così in foto, però sono veramente dei piccoli capolavori. Sì, c'è un'altra mano alzata. Se non li chiamavano medaglioni, come li chiamavano? Non lo sappiamo proprio. Patacconi, non lo so. La fonte storica non c'è. Non c'è una fonte storica che ci dà un'indicazione di questi. Poi dopo si sono sbizzarriti nel 1500 e comunque sì, alla fine ecco, il termine quello gli è stato dato. Non è, come dicevo, è improprio, però comunque poi alla fine a volte per cercare di capirsi. Comunque non moneta. No. Quindi non ricadevano sotto giù una moneta? No. No, perché moneta ne ho portate 3-4 qui per voi, le potete vedere. E sono delle bellissime copie. E le ho portate perché sono un ammiratore di questi oggetti. Però lei li ha presi in mano, li ha guardati, ha fatto così e li ha rilevati subito. Che non sono veri, malgrado io cercassi di farli bene, di nascondere la fusione, perché queste monete false, lo dico così come informazione, sì. Sul vero e sul falso, per esempio, vengono fatte in pressa fusione, mentre le altre monete, le vere monete, vengono stampate, quindi il metallo attraverso lo stampo si compatta, diventa duro e resiste molto più al tempo. E le incisioni vengono coniate e le incisioni vengono fuori più particolari. Le monete di fusione invece sono più morbide, perché è un metallo fuso, quindi disteso, e poi hanno la divisione del gomma di silicone che è sotto e sopra, e quindi c'è il taglio di sotto che si vede su tutte le cose stampate, no? Anche sulle cose. E quindi io cercavo di farli bene soltanto così, invece mi ha fregato, perché ha fatto così e non è lo stesso peso. Infatti, e questo non è lo stesso metallo invece. Quindi questo è un bronzo, sì. Infatti, invece l'originale era d'argento. Sì, 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 sì. Quindi il modo di riconoscere una moneta falsa da una vera è la compattezza del materiale. Si può vedere sopra, nella fusione si vede la struttura del metallo, si vede la divisione delle due metà. E poi si vede il peso. Sono molto belle e hanno esattamente questi simboli che abbiamo visti qua. E la stamperia qui a Roma era qui a Campidoglio, sì. Nel Tempio di Moneta. Sì. Perciò... Quando mi arrivano laggiù non ci sono più. Sono scomparse. No. A me interessava un inciso proprio sulla ricerca che lei ha effettuato per il dottorato, nel senso ha catalogato tutte queste monete, quante, e a livello di dati aggregati effettivamente poi ha raccolto dei dati, diciamo, differenza che qui... del genere dei disegni, di ciò che veniva rappresentato. Sì, qui oggi è stato veramente un riassuntino. Non immagino. E, diciamo che sono partita proprio dall'esame, dalla
proprio dalla catalogazione. In realtà ero avvantaggiata, perché il lavoro a Parigi erano già, solo quelli di Parigi erano 700 pezzi. 700 medaglie? 700 medaglioni a Parigi, sì, perché comunque a Parigi sono arrivati i medaglioni che erano conservati ai Musei Vaticani e anche in altri musei. Quando Napoleone è andato, si è preso questi pezzi e se li ha portati. Quindi c'erano alcuni addirittura che avevano all'interno, molto carina, un'aquila estense, che era il simbolo della corte d'este di Ferrara. Era stata applicata all'interno dei medaglioni come un marchio microscopio, ma carinissima, d'argento. Quindi questi medaglioni, quelli che erano rubati a Ferrara, avevano tutti questa cosa. Quindi sono partita da quello studio, e poi sono andata in giro per musei. Quindi ho classificato circa 3.000 pezzi. Ho avuto, devo dire, tantissime difficoltà a Roma. Ho dovuto combattere, purtroppo, per vedere i medaglioni, che era praticamente la collezione di Roma, era quella dell'unico scrittore che aveva fatto un corpus, e quando sono arrivata al medagliere le porte erano chiuse, quindi ho dovuto lottare, ma veramente. E ma quando privata o pubblica? No, pubblica. Quella di Campidoglio? No, del Palazzo Massimo, all'epoca era il Museo Nazionale Romano. E tutte le volte che andavo nei medaglieri all'estero, che veramente mi hanno aperto le porte proprio come sanno fare loro, con molta gentilezza e disponibilità, mi dicevano tutte le volte: ah, ma lei conosce, sicuramente ha già studiato la collezione di Roma. Io: no, quella la lascio perché non potevo dire no, non mi fanno entrare. Ma no, quella la farò alla fine, me la lascio come ciliegina sulla torta. E poi alla fine ho dovuto impuntarmi. E comunque quella è stata la base. Dopodiché è servito, ho studiato tutto quello che c'era, che era stato scritto, e quando ero a Parigi avevo avuto modo di studiare con un professore, una cosa in più l'avevo fatta di mio, mi interessava, e grazie al suo aiuto ho capito come partire proprio dallo studio delle fonti antiche. Quindi sono partita proprio a cercare, come diceva lui, proprio negli scritti, a partire dal 1500, proprio nelle prime citazioni della parola medaglia, eccetera, a vedere come se c'era qualche riferimento ai medaglioni. Quindi ho studiato quello, e dopodiché ho fatto tutto uno studio sia tipologico, anche sui ritrovamenti, come diceva Angela. Quindi vedere se c'era una relazione tra il luogo di ritrovamento, se ci poteva essere una relazione tra il fatto che erano stati trovati, mettiamo, in un posto, e lo scopo del loro, della loro emissione, insomma, del dono. E quindi ecco, e alla fine è venuto fuori un bel lavoro. Se posso domandare, prego. Sì. Carlo. Sì, io vorrei fare un paio di domande. Prima di tutto, la secca sarebbe stata a Roma? Sì. Ma è sicuro? Perché mi pare che lei abbia detto che sono stati ritrovati poi ai confini, su Limes, e sì. Poi anche le immagini di queste potrebbero far pensare a questo. Sì, quelli, quelli del, sicuramente quelli del primo, secondo, terzo secolo sono della zecca di Roma. Sono quelli. E noi li hanno trovati, però anche questi li hanno trovati nelle province? No, questi no. Solo a Roma? Sì, zone, adesso non ricordo, a parte le catacombe, altri posti da indicarle, però quegli altri, quelli che hanno trovato sul Limes, erano proprio questi multipli di monete. In realtà erano quelli che avevano l'apparenza sì di medaglione, perché comunque valevano 4 solidi o 4 volte la moneta d'argento, e quindi comunque
monete di una certa entità, e quelle sono state, e quelle lì, in quel periodo, certamente nel IV secolo, già ci sono tante zecche in tutto l'impero, quindi su quelle devo dire che non... No, ma ero curioso di questo. Poi sì. Il fatto che si cominci con Traiano ad avere questi medaglioni può essere connesso al fatto che da Traiano in poi gli imperatori stanno pochissimo a Roma, no? Perché stanno sempre in guerra. Potrebbe esserci questa relazione. C'è la necessità di far conoscere un po' a tutti la loro immagine, il fatto che loro fanno delle battaglie. Sì. Questa è la seconda domanda. Sì. La terza domanda, ho visto tantissimo Commodo, no? Sì. Anche se lei non ha detto i nomi, sì, Commodo. La cosa che per me è grave, però Commodo scrive. Come mai Commodo? Prevalentemente Commodo. Abbiamo molte cose di Commodo, sì. Lei ha studiato. No, Commodo. Lei ha studiato tutto. No, Commodo è uno di quelli che emette più medaglioni e c'è una ricchezza di non solo di rappresentazioni, cioè di tipi di dritto, ma anche di rovesci diversi, ed è quello che forse ne mette di più, e anche è quello che gioca molto su, proprio su questo contrasto di colori con medaglioni bimetallici, quindi... sì, non ho detto i nomi perché spesso ho detto magari non era... Un'altra domanda, che è un po' scena, perché però mi interessa la cosa. La barba, quando comincia? Con Traiano? Perché ho visto che Augusto era privo di barba. Sì. Quindi, diciamo, mi sembra di ricordare che il primo sia Adriano, che era l'imperatore chiamato Greculus, quindi è lui che, diciamo che la barba era un elemento che i romani non, all'inizio almeno non avevano, e con Adriano, che è l'imperatore che ama la grecità e che è molto classico, diciamo, per quello che fa, poi ha girato molto, ha viaggiato, quasi... È un ritorno all'arcaismo, probabilmente, a parte la Grecia. Lì era diventata proprio una moda, c'era chi diceva che aveva delle cicatrici sul viso, che se le voleva coprire con la barba, però diciamo lui voleva un po' sentirsi un po' greco, poi in realtà effettivamente di tutti gli anni di regno, praticamente, come diceva appunto, a Roma c'era lui, veramente c'era stato poco, ha girato tantissimo, quindi forse anche questo, ed è, mi sembra di ricordare che sia il primo con la barba. No, no. Sì. Giorgio, altre due sono. No, prego, prego. L'altra, comunque, i ritrovamenti quando cominciano? Probabilmente cominciano con il Rinascimento, perché se c'è la coniazione del termine medaglia, Questi umanisti e questi uomini del Rinascimento, il termine medaglia spesso lo indicavano, pure la moneta veniva chiamata medaglia. Ci sono... nasce questo? No, perché nel senso il ritorno all'antico potrebbe essere collegato ai ritrovamenti di questi medaglioni romani, o no? Potrebbe esserci questo? No? Sì, medaglioni, sì, sì, anche questo, sì, sì, come è successo, a parte che nel Rinascimento sorgono tantissimi cataloghi, diciamo, di monete, e dove un po' quelle che avevano trovato e un po' vanno a riempire, a fare come un album di raccolta, come faremmo noi con le figurine, no, dei calciatori, quindi c'è, ce li devono mettere tutti, per cui quelle che non esistono vengono comunque fatte, inventate, quindi ci sono per esempio delle monete, chiamiamole monete o medaglie, anche di poeti latini, e quelle naturalmente sono riconoscibili, cioè lei è stata in grado di stabilire la differenza tra un falso, per esempio, cinquecentesco. Beh, ci sono proprio dei coni particolari di alcuni che vengono chiamati padovanini, insomma, che sono delle... Quindi sono riconoscibili. Sì, però, insomma, sono ben fatti, sì, sì, perché poi comunque quando, su un tipo di moneta, un conto una moneta, un conto un medaglione, che comunque è un pochino più elaborato, quindi è abbastanza difficile. Ci sono anche tanti falsi nelle collezioni.
stesse, proprio collezioni. È sì. Difficile quindi individuare la differenza, cioè il falso. Al tempo della Wunderkammer uno doveva avere tutta la serie dei filosofi greci, degli imperatori romani, dei poeti, e quindi se c'erano, bene, se non c'erano lo si completava e o lo si facevano. La stanza delle meraviglie. Sì. Potrebbe essere il termine romano usa, cioè questa bolla d'oro che i giovani fino a una certa età portavano, che di qui sarebbe nata l'idea di bullismo, per esempio. Cioè l'espressione bullismo può derivare da questa. Non lo domandare a me, Carlo, non lo domandare a me, che io però non lo so. La pulla, è una etimologia la pulla no? Volevo chiedere se è un'esperta di taglioni. La pulla, diciamo, però non ha niente a che però la bulla non ha niente a che vedere con il medaglione, perché comunque, diciamo, questi, non, a parte quelli d'oro, però non venivano appesi. Può darsi che nel latino volgare questa, la bulla e il medaglione, oppure una patacca che uno portava al collo, fosse chiamata bulla poi alla fine, è possibile questa. E qui l'espressione bullismo. Quello potrebbe essere quello, però diciamo che non vedo una relazione con il medaglione. Anche quello logica, insomma, in un latino traviato del secondo, del primo, secondo secolo, non c'è. Insomma, non ha trovato questo. Nulla. No, questo. Finito, grazie. E rispetto ai coni, si sa qualcosa? Cioè, effettivamente ci potrebbe essere un parallelismo fra la medaglia e il sigillo, visto anche come venivano utilizzate, ma poi apposte sulle catacombe, era una sorta di sigillo. Ci sono state però il sigillo, diciamo che è l'inizio della moneta, lo vediamo proprio agli albori, quando troviamo i primi tondelli di metallo, anche di forme un po' storte, po' così rudimentali, con il sigillo, infatti è famoso uno dove c'è scritto solo il sigillo e poi c'è il nome di quello che lo porta, e viene considerata, diciamo, proprio la prima espressione di moneta, però diciamo che nel mondo romano non è più così, il sigillo è un'altra cosa, cioè il sigillo poteva essere su un anello, poteva essere, quindi serviva per dare comunque una autentificazione. Il sigillo suggella. Sì, però appunto se abbiamo abbastanza sigilli romani, c'è qualche parallelismo dal punto di vista della rappresentazione che c'era sul sigillo rispetto a quella che e sui sigilli moneta. Non lo so, ci sono delle immagini però molto più semplici, più fate fatti divini abergläubisch, come si dice? Mi interessava di sapere quanto erano vanitosi questi imperatori. So che erano superstiziosi, non so, nei marmi o nella scelta dei marmi per i loro ritratti, quindi erano molto superstiziosi. Quindi l'approvazione di sì o no coniare o farlo fare a questo artista piuttosto che un altro che fosse più benevolo o più bravo. Su quello non c'è, anche su questo non c'è traccia, non c'è traccia di nessuna firma. Perché non sono firmate. Non sono firmate, no? A differenza di, questa qui, che invece è una moneta di Siracusa, dove gli incisori nascondono, però comunque la mettono, la firma, all'interno di un nastro o dietro al collo. E però lo facevano di nascosto, anche se comunque lo veniva permesso. Nel mondo romano non ci sono firme sulle monete, non c'è proprio nessuna possibilità. La cosa interessante è vedere con alcune monete, ad esempio, stesso tipo, stessa moneta, due rappresentazioni completamente diverse, e lì c'è la mano dell'artista, quello più bravo e quello meno bravo, però nessuno, cioè né il bravo né quello meno bravo possono comunque mettere la firma, proprio non c'è. Però sì, si vedono, perché comunque monete correnti, anche per esempio dei denari, quindi monetina d'argento un po' più piccolina di quella, hanno delle tipologie uguali, però
lo stile. Comunque la medaglia e la patacca continua a donare donne di tutto il mondo. Il gioielliere bulgaro di Roma monta delle monete autentiche molto belle e li adorna con una infinità di oro e brillanti e pietre preziose per simboleggiare la grecità, la romanità, sì, non so, tutte queste cose, e vendono tantissimo. Ti stai candidando a coniare la moneta del circolo? No. Ci sono altre domande? Perché se no ringraziamo a Francesca Verendi per il bellissimo intervento e conferenza che ci ha tenuto. Grazie molto. Grazie. Bene, vi ricordo le nostre ultime attività, che sono la petizione che stiamo sostenendo per la nuova strada e a Gabriella Ferri, che siamo la stiamo sostenendo anche sul sito, quindi si può andare a firmare sul sito. E l'avvenimento che faremo il mese prossimo, che è il mercoledì 9 di maggio, e parleremo della moneta unica, cioè è un argomento... Intera. La moneta unica. La moneta unica è quella europea, la moneta intera. La moneta intera. E praticamente è una votazione popolare che si terrà in Svizzera e a giugno, ed è un discorso di economia, e avremo qui un ordinario di economia e un professore della scuola svizzera che appunto insegna economia. E sarà un dibattito, penso, molto interessante.